ritrovati, è il caso di dirlo dato che è passato diverso tempo, su Retro Night. Ancora adesso non riesco a capire come ho fatto a non fare Sunset Riders fino ad adesso. Uno dei più grandi classici da sala, un po' tutti lo conoscono, qui dice che la ROM può avere difetti video, però poi fa niente. Se non sono evidenti da subito, è difficile notarli. Sunset Riders, Konami, non mi ricordo l'anno in cui è stato fatto, è effettivamente uno dei giochi che un po' in tutto il mondo è andato per la maggiore, quindi vedo di gettonarlo ulteriormente e vediamo cosa sono in grado di fare. Preferivo Cormano, però mi accontenterò di Steve. Ero molto bravo, ricordo, con la versione per Sega Mega Drive, infatti era la versione casalinga che avevo. Quell'arcade è leggermente diversa, ma di base si gioca nella stessa maniera. Come tutti sanno, però, le versioni arcade sono migliori. Allora, io ho un problema. Nel senso che magari con altri giochi di Retro Night si manifesta di meno, questa volta invece di più. Allora, vi spiego. Su questo cabinato installato, questo qui, rispetto all'ultimo cabinato che ho fatto sul canale di Parliamo di Videogiochi, quello che ho vinto a Cosenza per due giocatori, ha uno stick aia! Le falci stunnano, le falci, i rastrelli stunnano. Ok, ho l'autofire. Dicevo, questo che sto usando su questo cabinato è un... Dovrei rilanciarlo indietro, però... Dicevo, questo stick è americano, è tanto buono, tanto comodo, ma c'è un problema: andare in diagonale. Allora, per andare in diagonale devo veramente premere forte, cosa che invece con uno stick giapponese, che sono particolarmente indicati per i fighting game, è molto più semplice. Qui devo un pochino fare forza per sparare negli angoli, però ce lo faremo bastare. Non sto usando l'altro cabinato per registrare Retro Night, perché vi assicuro, se è stato un casino riuscire a registrare da questo, è ancora più un casino registrare da quell'altro. Quindi muoio come un pollo. Dicevo, su questo è ancora più difficile registrare. Mi ero dimenticato che qui bisognava passare sotto il ponte. Ho perso pure tutti i bonus e rischiavo anche di essere sparato. Ricordavo però che la difficoltà fosse un più alta, almeno per... Il Mega Drive è settabile la difficoltà, sicuramente anche qui dal menu operatore, però quella di default ricordo che è più difficile nella versione del Sega Mega Drive, che poi è possibile che ora faccio tutto il brillante, ma tra poco comincio a morire a manetta e perdere subito. Mi ero dimenticato che passava la seconda mandria, manco l'ho detto, infatti stavo rischiando di morire nuovamente come un pollo. Dovrebbe esserci tra poco il primo boss, infatti. Niente, qui bisogna sparargli addosso senza grossi preavvisi. Se non sbaglio ti buttava anche le granate appresso, oltre che sparare colpi maligni di questo tipo. La cosa più fastidiosa a sto livello non è tanto il boss in sé, a cui bisogna fare attenzione ai barili una volta che glieli fai cadere, ma tutti i suoi scagnozzi che stanno intorno, che danno ulteriore fastidio. Bisogna fare attenzione a non saltare. Cioè, io l'ho detto e ho perso così. Dicevo, bisogna fare attenzione a non saltarli troppo vicino quando si fa il passaggio da un punto all'altro, perché se cominci a sparare, sei per aria, non puoi ripararti in nessun modo. E devi seguire la direzione, dovrebbe mancargli poco. E dovrebbe droppare tutte le monetine. Che fastidio gli scagnozzi. Purtroppo non riesco a sparare bene in diagonale. Ok, almeno ci siamo tolti ogni impedimento. Eccolo. Hasta la bye bye. No, bury me with my money. Hasta la bye bye, mi sa che lo dice il secondo boss. E il secondo livello dovrebbe essere quello sul treno, se non ricordo male. Ok, Hank Hatfield. Eh sì, ricordavo bene, era livello sul treno. Nel Mega Drive invece il boss era Paco Loco, se non ricordo male. Oh, ci sarà sempre, però dopo. Odio i livelli a cavallo o in auto tipo Batman, o a cavallo come Sunset Riders, li ho sempre odiati. Sono anche più dei livelli sott'acqua, perché sono molto più difficili da gestire nei movimenti. Diventa praticamente un bullet hell, però dove stai su una linea retta e basta, e puoi pure ballare.
No, mi ero dimenticato dei tronchi. Spara qui. Però ci devo arrivare lì. Almeno c'ho l'autofire. Ok, a posto. No, no, no. Proiettili che odio. Un attimo di focus per non farsi sparare e dire addio all'ultima vita. Però potevano fargli qualche audio in più a sti tipi. No, quando morivano. Dai, mi faccio 3 crediti a sto giro. One up, Steve. Datemi l'autofire, ecco. No, questa è la doppia pistola. Avrei preferito anche Cormano, ma... No! Preferendo le impostazioni, praticamente, cioè non volendo modificare le impostazioni al secondo giocatore per utilizzarlo, mi accontento di Steve. Preferivo la rosata di fucile, che era molto più bella. No! No, sto livello veramente, ragazzi, è una pippa, vi ho detto. Odio i livelli su binari così, anche perché non hai immediatezza negli spostamenti. Ok, si è fermato il treno. Dovremmo esserci. Sto sudando da morire, per questo faccio tutti questi movimenti. Ah, ok, non era il livello sul treno, questo era un livello simile. Sul Mega Drive questa è la canzone pure del boss finale. Non mi ricordo se è del boss finale anche sulla versione arcade. La doppia pistola, spesso, se non vuoi usare il 45 gradi, non si può morire così, ti può aiutare a sparare in diagonale. Infatti sto tizio ha un pattern molto molto simile a quello dell'ultimo boss del gioco, quello delle rose. E che cacchio! Vabbè. Beh, abbiamo trovato un compromesso per quanto riguarda i pattern. Dai. Muori. Almeno questo non ce li ha più gli scagnozzi, solo che... No. Cioè, era quasi morto. Era quasi morto. Sto giocando proprio malissimo, lasciatemelo dire. Quel punto percentuale che vedi sono quanti danni vengono dati al boss. Ovviamente 100%, perché non stiamo giocando in 2 o 4 giocatori. Ah, mo 45 gradi di stick, mi divertirò. Ah, andava pure sparato, è vero. No! Un rhythm game vecchio stile. Invece il livello boss sul Mega Drive era diverso. Praticamente andavi a cavallo e dovevi prendere i bonus che ti venivano droppati dalla signorina dal carrello. Ah, mi è caduta la luce, la sistemo dopo. Troppo effort in questo livello, troppa gente. Vado, mi ha fatto spaventare la luce però. Non farlo mai più. Dark Horse! Non me lo ricordo proprio sto livello. È sposata anche un po' la GoPro. Questa musica per me è Sunset Riders. Cioè, Sunset Riders in una canzone è questa canzone. Mo i livelli iniziano a diventare un po' più croccanti. Bello, così ci piace. Oh, i rastrelli mica li vedo. C'è una trappola. Ecco, rischiavo pure di morire come un idiota. Ho avuto la tentazione di riprendere la granata, la dinamite, solo che ci ho ripensato subito, tempo zero.
Troppo OP il fuoco automatico. Questi sono quelli che ti accoltellano, che sono i personaggi più sottovalutati, però se ti acchiappano non te la cavi per niente. Quelli sono quelli incendiari, si dovrebbe spegnere sto fuoco. Ah no. Amo sta canzone. E la tipa soprattutto nella versione arcade è più sexy di quella che compare nella versione per Mega Drive, lo sai, console per famiglia, quindi è una versione meno... Come del resto, la tipa che lancia la granate, lancia le granate, la dinamite, è una tipa nella versione arcade, mentre nel Mega Drive è... Nel Mega Drive è un tipo, cioè uguale a tutti gli altri. Non so perché sta scelta. Sto boss non me lo ricordo per niente come andava fatto. No. Vabbè, ultimo credito. Vai. Dopodiché basta. Mi sa che mi farà fuori il gentiluomo. Uno. Mi ero dimenticato che sei praticamente in cooldown, cioè non puoi essere attaccato quando passi da sotto a sopra di, ecco, di una piattaforma, ecco, diciamo così. Oh, meno male non ha sparato, me la stavo vedendo bruttissima. Ok, ci siamo. Capito un pochino qual è il mood. Come me la sono cavata? È morto mezzo secondo prima che mi arrivasse il colpo. Boss damaging ovviamente 100%. Non poteva essere altrimenti. Tizia presa e buttata così. Cioè quasi quasi è meglio il doppiaggio di molti giochi brutti che ho fatto. Smith Bros, questi me li ricordo solo d'aspetto, anche perché non ci sono nel Mega Drive, ma non mi ricordo come fanno e come vanno sconfitti, diciamo così. Ah, questi ti lanciavano le Molotov. Immagino che la scritta Saloon cadrà. Ah sì, questi ti lanciano sia Molotov, sia bombe. No! No! Non gli dovevo andare addosso. Beh, fammi fare l'ultimo, dai. Con questo stratagemma, quando si era più piccoli, si perdevano intere paghette. Ancora una, ancora una, ancora una. No! E gli sono saltato di nuovo addosso. Che poi, tra l'altro, è una cosa che non esiste... Preciso. Non esiste, diciamo, quasi più nei giochi il fatto che se tocchi un nemico, in automatico muori. Ok, sembra molto più semplice da sconfiggere così. Nel senso che adesso soltanto i colpi dei nemici ti uccidono, prima andandogli sopra. È una questione di principio, perdonatemi. Cioè, sono già 5 crediti, inaccettabile. Io sto gioco lo finivo massimo con 2-3. All'epoca. Quello del Mega Drive riuscivo a finirlo con un credit tranquillamente. Cioè, era pure morto! Bei tempi. Ah, questo è il redeem fanservice a fine livello. Adesso dove muoio, muoio. Cazzo, sembrano dei travestiti le tipe. I will tell you a secret. A huge reward is being offered for Richard Rose, but be careful. He's always had three sidekick with him. Eh sì, è il tizio dell'ultimo livello, Richard Rose, che abitava nella villa. Eccolo, lui. Chief Scalpel, quell'indiano, Paco Loco, quello che vi ho detto prima, e mi sa che questo è per Paco Loco. Uh!
Va bene, vi posso confermare che la versione per Mega Drive è molto, effettivamente, mo facendone un confronto, è molto più breve rispetto a quella dell'arcade, è fatta molto peggio. E l'autofire è una delle cose più sgrave che esiste in sto gioco. Ah, qui bisognava fare attenzione pure a, ai pali, che nel Mega Drive vengono segnalati, qui invece no. Però è vero anche che al Mega Drive sono più infami, cioè se non noti il cartello di quando arriva il palo sei morto, perché boom, passa velocissimo. Invece qui devi fare attenzione tu, ma sono più lenti. Mi approfitto per chiedervi, adesso che ho ripreso Retro Night, che gioco vorreste vedere? Cioè, quale mi sto perdendo? Perché infatti Sunset Riders l'ho ritrovato casualmente. E capita magari che girando per i vari titoli sul cabinato ritrovi dei titoli. Se ne avete qualcuno in particolare da richiedere, scrivetemelo qui sotto nei commenti e vedrò di farlo. E mi spiace, mi sa che finisce qui. Va bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video allora con le vostre segnalazioni. E niente, lascio il nome come sempre, fine di ogni episodio. Sunset Riders sì, è uno effettivamente dei giochi più classici e belli da sala, molto d'azione e con un design davvero molto, molto simpatico. Vediamo dove sono arrivato in classifica. Con 6.000 crediti è normale che arrivi prima, andrebbe fatto con uno solo. Va bene ragazzi, ci becchiamo al prossimo video e grazie per aver visto anche questo episodio. Alla prossima, ciao!